Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo appuntamento di venerdì 8 dicembre, una giornata festiva, una giornata tradizionalmente dedicata dalle famiglie per allestire il presepe, per addobbare l'albero, per entrare nel pieno delle vacanze di Natale. E anche sulla base di questo, abbiamo fatto il servizio che segue perché abbiamo intervistato l'assessore al commercio del comune di Fornovo, Consuelo Maini, che ci racconta come Fornovo si è preparato al Natale e come sono state pensate gli addobbi e le luci natalizie all'interno del paese di Bassa Valle. Siamo con Consuelo Maini, assessore al commercio del comune di Fornovo, a cui chiediamo com'è stata la partenza delle feste natalizie. Oggi sono state accese le luci, dove sono e come sono stati organizzati gli addobbi di Natale a Fornovo quest'anno? Allora, oggi 8 dicembre abbiamo fatto l'accensione delle luci delle nostre luminarie che sono state come ogni anno finanziate in parte dall'amministrazione comunale, quindi da tutta la cittadinanza, e in parte finanziate con il contributo dei commercianti. Commercianti che hanno contribuito non soltanto i commercianti dell'Associazione del Centro Commerciale Naturale, ma anche commercianti che non sono ancora aderenti all'associazione. Abbiamo iniziato con l'accensione dell'albero in piazza 4 novembre, albero che è stato collocato in questa zona quest'anno per dare la possibilità all'allestimento di una giostrina in piazza Tarasconi, giostrina che anche oggi ha preso il via con l'accensione e che ha permesso appunto ai nostri bambini di avere un intrattenimento diverso rispetto a quello degli anni, altri anni, e che rimarrà allestita in paese fino al 7 di gennaio, quindi terminerà dopo l'evento delle Befane del 2018. La scelta delle luci, l'amministrazione comunale come ogni anno ha destinato 4.000 euro a favore del commercio per appunto l'illuminazione nel periodo natalizio di tutto il paese. La restante parte è stata data ovviamente con un contributo da parte dei commercianti, però comunque ovviamente i commercianti, grazie anche a questo sforzo che hanno fatto, anche quest'anno abbiamo gran parte del paese, del centro storico illuminato. Prima di parlare ancora della preparazione alle festività natalizie, un'allerta è stata lanciata dal Servizio di Protezione Civile dell'Emilia Romagna che riguarda venti forti sul territorio collinare e montana per oggi e per domani. Un'allerta arancione, quindi appena sotto al grado rosso, un'allerta che può creare problemi perché il vento forte può spostare addobbi, magari far volare via anche qualche albero di Natale dai balconi. Quindi, insomma, state attenti e cercate di assicurare quanto potrebbe essere portato via dal vento. A Fornovo è stato lanciato anche un messaggio con l'alert system che diciamo, è stato anche un modo per provare come funziona il meccanismo. Tante infatti le persone preoccupate che hanno chiamato per avere ulteriori informazioni. Comunque non dovrebbe essere niente di particolarmente preoccupante. State attenti al vento forte, questo è quanto. Passiamo ora alla prossima notizia. Dicevamo che abbiamo intervistato, o meglio, Gabriele Franzini, l'addetto stampa dell'Unione Pedemontana Parmense, ha intervistato il sindaco Aldo Spina. Questo è il pezzo che ci ha mandato. Una proposta molto ricca e articolata per questi 3 giorni salesi in preparazione del Natale, una proposta anche con una forte innovazione, tutto il paese lavorerà insieme per dare a chi vorrà venire qui dall'esterno un'immagine al massimo livello della nostra comunità e dei suoi spazi, quindi gioiello d'Italia ma anche particolarmente ricco, la novità di Machemarché all'interno della Rocca, quindi un artigianato d'eccellenza, un mercato particolarmente ricco di proposte di qualità nelle vie del paese, la Proloco che animerà la piazza e i suoi contorni con occasioni culinarie di altissimo livello e anche uno spazio importante in questo, insomma, molto sintonizzato con le caratteristiche della nostra comunità, dedicato al solidale, quindi per avere un'idea di Natale che è non soltanto consumismo, ma tanta qualità e tanta attenzione a tutti quanti. Ieri mattina, lungo la strada Pontelupo, nella zona di Lemignano di Collecchio, vi è stato un incidente stradale che ha coinvolto una macchina ed un ciclista. Vediamo nel servizio che segue come sono andate le cose.
Le immagini che vedete sono state riprese pochi minuti dopo la partenza di automedica e ambulanza che abbiamo incontrato lungo la strada che va verso Parma, dal luogo in cui è avvenuto un incidente nella giornata di giovedì mattina, poco prima delle 8. Una 77enne alla guida della sua bicicletta stava procedendo da via Montelupo verso Vico Fertile. In direzione opposta proveniva invece un autoveicolo. All'altezza dell'incrocio con via Remignano, per motivi in via di accertamento da parte della Polizia Municipale Pedemontana Parmense, i due veicoli sono entrati in contatto. Il ciclista è caduto rovinosamente a terra, subendo gravi traumi. Alle persone che hanno assistito all'incidente sono apparse subito preoccupanti le condizioni dell'uomo. Hanno così immediatamente avvertito la centrale operativa 118 Emilia Ovest. In pochi minuti sul posto è arrivata l'ambulanza dell'assistenza volontaria di Collecchio e pochi minuti dopo anche l'automedica. In breve tempo i sanitari hanno provveduto a stabilizzare il paziente e dopo averlo caricato in ambulanza lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Parma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale Pedemontana Parmense che si sono occupati, come vedete dalle immagini, di effettuare i rilievi di legge. Nel pomeriggio di giovedì le condizioni del 77enne erano ancora gravi ed era ancora ricoverato nell'area rossi dell'ospedale maggiore di Parma in seguito ai diversi gravi traumi riportati. Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco casa in Appennino, lo trovate in coda al TG Parmense della domenica e sul sito www.cercocasinappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a info@cercocasinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02. Passare sul ponte di Fornovo andando verso Parma, potrebbe vedrà sulla sinistra un grosso tendone bianco posizionato all'interno dell'ex foro boario. Il nostro Cesare Groppi ha intervistato la presidentessa della Proloco di Fornovo per farsi spiegare come verrà utilizzato e come è stato utilizzato. Il megatendone con riscaldamento interno al foro 2000 di Fornovo, allestito a fine ottobre per vini di Vignaioli di inizio novembre, l'evento Clou 2017 per la Proloco di Fornovo Taro sarà smantellato dopo il raduno nazionale delle Befane Befani, in programma il 6 gennaio 2018. In questi mesi la struttura è stata utilizzata anche per altre iniziative, dalla Festa della Birra e altre feste di gruppi e associazioni. In merito abbiamo sentito il presidente della Proloco, Chiara Bianchinotti, su come è andato il Salone dei Vini Naturali
e dei mini salone dei prodotti alimentari tipici provenienti da tutte le regioni d'Italia, Francia, Slovenia e Slovacchia. Per adesso abbiamo fatto già tantissimi ingressi, siamo molto contenti, tra l'altro adesso un pochino la pioggia ci ha dato tregua, quindi insomma vediamo che le persone continuano ad arrivare. Ogni vignaiolo quest'anno nel cartello davanti al proprio tavolino abbiamo inserito un numero, che così è più facile riuscire attraverso le guide che diamo all'ingresso ritrovare poi il vignaiolo che appunto si cerca. E anche all'interno abbiamo cambiato un pochino l'estetica, nel senso che abbiamo cercato di allargare i corridoi anche se sicuramente per una maggiore sicurezza. Abbiamo avuto tantissimi volontari quest'anno, tutta questa settimana abbiamo preparato e sono state davvero tante le persone che ci hanno aiutato. Il tendone verrà tenuto su fino alla manifestazione delle Befane e quest'anno è stato richiesto per vari eventi sotto Natale, soprattutto per quello che riguarda il mondo giovanile. Il servizio che segue abbiamo già mandato in onda in un telegiornale di tempo fa. Abbiamo deciso che durante le feste di Natale è necessario ricordare chi fa volontariato a favore degli altri, chi più di quelli che fanno volontariato in ambito sanitario. Oggi vi parliamo della Croce Rossa di Medesano grazie all'intervista alla presidentessa Pieranna dalla Tomasina. A voi il servizio. Una realtà importante di Medesano, una delle più importanti attività di volontariato del territorio medesanese, la Croce Rossa. Chiediamo alla Presidente quali sono i numeri di questa associazione, quanti militi, quante ambulanze, quali attrezzature, come si svolge il servizio. Quante domande. Allora, la Croce Rossa di Medesano conta su 230 volontari, fra cui più di 30 sono giovani volontari di Croce Rossa. Le attività sono soprattutto la convenzione col 118 in emergenza urgenza 24 ore su 24 e poi trasporto infermi, quindi tutti quelli che sono trasporti non urgenti, e poi guardia medica. Questi sono i servizi che si fanno tutti i giorni. C'è anche poi il servizio di telesoccorso in convenzione con il comune. E poi abbiamo quelle che sono le attività di formazione della cittadinanza, di formazione nelle scuole, nelle piazze, e poi abbiamo anche quello che è il servizio socioassistenziale. Allora, oggi abbiamo 4 ambulanze, abbiamo il pulmino per i disabili, un'auto di servizio e ovviamente l'auto per la guardia medica. Allora, per ogni turno ci sono, per esempio se parliamo del turno serale, che è quello che prevede anche il servizio di guardia medica, abbiamo un volontario al centralino, un volontario che accompagna il medico e 3 volontari di servizio sull'ambulanza. Durante il giorno invece non abbiamo il servizio di guardia medica, però abbiamo ugualmente il centralinista, abbiamo ugualmente 3 persone sull'ambulanza di emergenza, ma abbiamo poi anche le ambulanze per i servizi ordinari. Quindi normalmente c'è in servizio almeno un'altra ambulanza e un altro pulmino. Finiamo con un pezzo, che è un pezzo dell'intervista che abbiamo fatto a Romano Prodi in occasione della presentazione del compleanno dell'ingegnere Dallara, della presentazione della Dallara stradale, un pezzo in cui l'ex presidente del Consiglio Prodi ci racconta la sua conoscenza del parmense. Un parmense che conosce anche per vicinanza, perché le origini sono reggiane, peraltro dell'Appennino reggiano. A voi il pezzo con l'intervista del presidente Romano Prodi. E del territorio si ricorda qualche posto particolare? No, c'è stato raramente. Veramente. Io poi frequentavo la zona un po' più a monte, no? Verso Corniglia, verso. Ah, capito, del Parmene, l'Alta Val Parma. Nell'Alta Val Parma, ecco, quello sono. Tra l'altro è di origine anche dell'Appennino reggiano, che è reggiano, vicino. Appunto. Diciamo così, la passa di Lagastrello e poi vedere giù la bicicletta, via. No, le scale di Piantonia, i ricordi da ragazzo. Ah, le Pinti Tormanti. Sì. Ah, quindi passava anche per la Cisa in bicicletta su terra, che lei è un grande ciclista. Non adesso. Nei bei tempi passati. E il. Ed eccoci con la pagina del meteo. Domani, nella giornata di sabato, una giornata prevalentemente soleggiata per tutto il territorio, con temperature comprese in bassa valle tra i -3 e i 5 gradi, temperature più rigide invece in montagna, dove a Bore troviamo temperature comprese tra i -6 e 1 grado. Un'allerta sui siti meteo è stata messa
in particolar modo per i paesi di bassa valle, per la notte tra domenica e lunedì, perché sembra che ci possano essere delle gelate notturne con pioggia che gela, quindi gelicidio, quindi vetro ghiaccio. Vedremo comunque nei prossimi telegiornali se questa previsione sarà o meno confermata. Alcuni appuntamenti per le festività natalizie, in particolar modo per questo Ponte dell'Immacolata, ma non solo. Vi ricordiamo che la banda di Fornovo i giorni 9, 10, 16 e 17 dicembre monteranno un gazebo in alcuni punti di Fornovo, come davanti alla Simpli, al Conad, Piazza Tarasconi e Piazza 4 Novembre, per il tesseramento 2018, per poi terminare le loro celebrazioni di Natale con un spettacolo all'interno della Pieve Parrocchiale il 22 di dicembre. A Collecchio, anche domani 9 dicembre, in Piazza Repubblica e presso il centro commerciale, dalle 9 alle 17, e domenica solamente in Piazza della Repubblica, l'Avis Comunale organizza la distribuzione delle stelle di Natale con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Collecchio. A Fornovo, sabato 9 e domenica 10 dicembre, il gruppo missionario allestisce la tradizionale bancarella di Natale. Il ricavato andrà ai poveri. A Ramiola, nel comune di Medesano, la parrocchia di Ramiola organizza un concerto in attesa della preparazione del Santo Natale, tra luci, immagini, suoni e incanto, il coro San Martino di Noceto, domenica 10 dicembre alle ore 17 nella chiesa di Santa Maria della Mercede Ramiola, darà prova delle sue abilità canore. Infine passiamo dal sacro al profano. 10 dicembre a Vianino, presso l'oratorio di San Rocco, vi sarà un concerto di Andrea Bacchetti e Liliana Amadei, pianoforte e violino con delle sonate di Schubert. Ricordandovi che gli appuntamenti sul nostro territorio in questi giorni sono davvero tanti, vale la pena di viverli e di sperimentarli tutti. Guardate le pagine Facebook delle amministrazioni comunali, delle Proloco, i siti dei vari comuni, e troverete tantissime belle opportunità per fare spesa, per divertirvi, per stare in compagnia. Vi ricordiamo che il nostro appuntamento con il telegiornale Parmense ci sarà domenica sera, ma anche domani sera daremo una mano al telegiornale di Radio Telappennino, quindi ci saremo noi ad aiutare nel fare il telegiornale festivo di domani di Radio Telappennino. E vi ricordiamo la cosa più importante, che da lunedì prossimo il nostro telegiornale cambia orario, non sarà più alle 8, ma sarà alle ore 19, alle 7 di sera. Alle 7 di sera sull'88 e sul 198 troverete il nostro telegiornale. Un'altra novità è che ci sarà tutte le sere, anche se le edizioni del telegiornale rimarranno per il momento ancora 3. Quindi faremo le solite edizioni della domenica, del martedì e del venerdì, che verranno riproposte in replica il giorno dopo. Durante la settimana, o il mercoledì o il giovedì, adesso dobbiamo ancora valutarlo, verrà fatto un piccolo speciale che parlerà o di una persona, o di un luogo, o di un paese del nostro territorio. Queste le novità dalla settimana prossima per il telegiornale del Parmense. Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione che ci avete concesso, vi saluto cordialmente e vi auguro di trascorrere una piacevole Ponte dell'Immacolata. Buona serata a tutti con i programmi di Radio Telappennino.